tante polemiche e tanta confusione sul progetto che prevede la realizzazione della maxi discarica a Riceci. Qual è il punto di vista della lista civica Vieni Oltre sull'argomento? A noi ci lasciano sbigottite le interviste rilasciate dal sindaco Ricci per il semplice motivo che a più riprese abbiamo chiesto un confronto pubblico, ma lui evidentemente è abituato a parlare esclusivamente con un giornalista e non a confrontarsi pubblicamente con tutti i cittadini. La situazione è grave perché noi ormai da oltre un mese stiamo dicendo che la responsabilità di Riceci e anche di Ricci e Ricci potrebbe chiudere immediatamente tutta questa vicenda, per il semplice motivo che, ricordiamo a tutti, il comune di Pesaro detiene il 26% quasi del 52% delle quote di Marche Multiservizi, quindi la maggioranza della parte pubblica. Il comune di Pesaro nomina il presidente ed un consigliere. Il comune di Pesaro, nella persona di Ricci, potrebbe chiudere immediatamente la vicenda ritirando il presidente. È evidente il motivo per il quale Ricci non lo fa: le elezioni. Tutto è stato posticipato al mese di agosto per un gioco elettorale politico, per non dare chiarezza ai cittadini, perché purtroppo questa pubblica amministrazione ha sempre peccato di trasparenza. Noi come lista civica adesso stiamo inoltrando anche una richiesta all'ANAC per quanto riguarda della documentazione che abbiamo trovato. Quindi ne approfittiamo a chiedere a Ricci un confronto pubblico immediato. Peraltro fa sorridere anche un'altra situazione, un altro evento. Il sindaco Ricci ha bloccato nella pagina Facebook sia la mia persona quale coordinatrice della lista civica Vieni Oltre, sia anche la lista civica. Tutto questo fa sorridere perché, se non c'è, da una parte non c'è nessun illecito, è alquanto singolare e ambiguo che un primo cittadino, quale quello che deve essere un sindaco, blocchi la limitazione della conoscenza di notizie ad un'altra parte della cittadinanza. Quindi approfitto di questo occasione per invitare il sindaco Ricci ad un confronto pubblico. Io contro lui. Invitiamo, anzi non io contro lui, io e lui, per dare chiarezza ai cittadini su Riceci. Vieni Oltre una lista civica per Pesaro, ma c'è la possibilità di espandersi anche a Fano? Noi abbiamo avuto diverse richieste dai fanesi di fare una lista civica a Fano denominata Viemma che è Vieni Oltre, detto in fanese. Noi non riusciamo a farla noi personalmente, però siamo disponibili per tutti i fanesi che vogliono essere aiutati in questa impresa a illustrargli il programma.